Ciao anima bella, sono sempre Elena Tione di Elena Tione Healthy Life Coach, sollievo per donne con vulvodini e altri tipi di dolore pelvico cronico per la gestione dello stress, per creare davvero la vita dei nostri sogni. E questo è il terzo appuntamento, la terza video pillola della serie che ho ideato per aiutarti a creare un procedimento abituale di benessere e di connessione profonda con te per il tuo percorso di guarigione e oltre, per creare e amplificare benessere non solo a livello fisico, ma in tutti i settori e le aree della tua vita e creare davvero la vita che vuoi. Naturalmente, se ancora non l'hai fatto, se sei nuova, ti invito a iniziare dalla prima puntata, perché è necessario andare veramente in ordine per usufruire di questa serie e sfruttarla per il massimo beneficio. Quindi, se ancora non l'hai fatto, ti invito a intanto iscriverti al canale, mettere un like a questo video, attivarti la campanella delle notifiche per ogni nuovo incaricamento e iniziare dal primo video di questa serie, che trovi linkato qui sotto nelle schede che si aprono qui sopra. Ok, detto questo, assumo che tu abbia già visionato le prime due puntate e che abbia già iniziato a fare gli esercizi. Entriamo nel vivo del tema di questa terza componente per aiutarti a entrare nel vivo di questa pratica fondamentale per alleviare sintomi, stress, dolore e creare davvero la vita che vuoi. Quindi hai iniziato a sfruttare questi video, hai messo insieme i primi due punti fondamentali, hai iniziato la tua pratica, stai cominciando anche a lavorare con la resistenza e quello che hai bisogno di ricordarti è di, per la stragrande maggioranza di noi, il cambiamento migliorativo e trasformativo nelle nostre vite non è un qualcosa che accade così, anche se, voglio dire, tutto è possibile. Siccome stai costruendo letteralmente un nuovo schema di comportamento, nuove connessioni neuronali, nuove abitudini ad alto impatto funzionali, per costruire un grattacielo o un castello o comunque l'abitazione dei tuoi sogni, è un procedimento e più tu entri in questa dinamica del procedere e del comprendere che ci sono diverse fasi, che Roma non è stata costruita in un giorno, e quindi sviluppi anche resilienza, pazienza con te stessa, ti accorgi che è facile cadere nei vecchi schemi protettivi che possono creare ulteriore resistenza. E quindi qual è la terza componente fondamentale in questo processo? Andare al tuo ritmo, il che non significa andare lenti come le lumache, né significa andare come Speedy Gonzales, a meno che questo non sia il tuo ritmo, il ritmo che ti suggerisce il tuo corpo, anche in base ai quattro quadranti che compongono il nostro mese come donne, le quattro fasi che caratterizzano la nostra energia ciclica femminile. A questo riguardo io ho creato un corso che si chiama NFM, Nutrire il Femminile, che dettaglia anche questi aspetti, ma questo è argomento per tutt'altra serie di video. Sta quindi sintonizzata se sei interessata a questi argomenti.
Non necessariamente in un certo momento della tua vita o delle tue giornate sentirai l'esigenza di andare lenta. Ci saranno delle volte in cui andrai sprombattuto con questa pratica, ci saranno degli altri momenti in cui avrai bisogno di inserire lo strumento del non faccio assolutamente nulla. Nella precedente puntata, quando ho parlato di creare un piano d'azione, quindi di inserire degli slot e blocchi di tempo per fare la pratica quotidiana, ho parlato del fatto di inserire degli spazi bianchi tra un impegno e l'altro, quindi i cuscinetti di riposo per ricaricare le energie e per staccare tra anche un'attività e l'altra. Nel corso di questi anni ho parlato tante volte della fondamentale importanza e potere dei giorni, dei cosiddetti giorni del non ci sono. Li puoi trovare anche descritti, puoi trovare descritta anche questa pratica, questo strumento in uno dei miei primissimi blog post sul blog www.idablanchett.com che si intitola Non ci sono. Sotto hai linkato l'archivio con tutti i post e trovi facilmente il titolo. Non ci sono, si intitola. Quindi andare al tuo ritmo è ciò che ti fa sposare la tua natura interiore reale, che non ha nulla a che fare con le chiacchiere della mente. Dovresti farlo adesso, dovresti farlo alla perfezione. Se non lo fai così, 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 non otterrai. Queste sono le psicotrobe di Lisa, ormai della mente, che mente monumentalmente, ma proprio attraverso la pratica del connetterti in maniera fine di precisione con te. Potrai sentire cosa è giusto per te e il ritmo a cui andare di volta in volta. Grazie ai suggerimenti della tua essenza, del tuo corpo, delle tue emozioni, che sono energia dentro il corpo. Quindi andare a tuo ritmo comunica un segnale di e sono al sicuro, non sono costretta al tuo cervello, al tuo corpo, al tuo sistema nervoso, e questo implica la desensitivizzazione del sistema nervoso, e quindi questo implica, come ho già spiegato tantissime volte, la diminuzione, l'abbassamento dei segnali algici del dolore all'interno del sistema. Comunicare sono al sicuro in questo momento è la base di ogni guarigione e del creare qualsiasi cosa vogliamo nelle nostre vite, ok? Perché quando non ci sentiamo al sicuro non riusciamo nemmeno a essere audaci. Ci ritiriamo in freezing mode e non vogliamo fare assolutamente nessun impegno, nessuna pratica, nessun rischio, ma non solo per quanto riguarda la salute, questo riguarda tutto, relazioni e quant'altro. Andare a tuo ritmo comunica questa sensazione di sono al sicuro e ti aiuta a continuare ad andare a un ritmo dolce e giusto per te anche quando sembra più difficile o addirittura impossibile alla mente. Quindi sceglierti un certo quantitativo di tempo per la tua pratica quotidiana e variarlo a seconda degli stessi messaggi, a seconda degli stessi suggerimenti che il tuo corpo stesso ti dà, è la chiave per rendere questa pratica di connessione stabile e continua e consistente per te. In generale, se hai molta resistenza o se stai ricominciando da capo, attraverso gli stessi messaggi del corpo, in genere quello che vedo capitare a me e alle donne con cui lavoro e ho lavorato rendere la pratica di una durata più piccola di quello stabilito, ok? Quindi modifica il tempo della pratica a seconda dei suggerimenti del tuo corpo, in modo che sia talmente tanto fattibile, senti che, ok, 5 minuti lo posso fare, 3 minuti, 20 secondi è fattibile per me al giorno e sei assolutamente sul giusto cammino, in traccia. Anni fa ho anche creato un video che si intitola Come processare le tue emozioni del 2016-2017, lo ricordo esattamente, è sempre qui nelle playlist.
in cui spiego come si fa a processare le emozioni. Lo descrivo anche in Kickstarter Benessere, il mio ebook gratuito che puoi scaricare gratuitamente e iscriverti alla mia newsletter, sempre gratuita, Mindbody News, il link qui sotto, dove ricevi anche tantissimi input e tutte le novità, tutti gli aggiornamenti, sia sul blog sia di qui della Mindbody Coaching TV. Attraverso quel video scoprirai che la pratica di processare le emozioni implica veramente pochi istanti, anche 30 secondi, 20 secondi, nel sentire le sensazioni. Più che altro è la costanza nel farlo che fa la vera, reale, lo speciale tipo di differenza in positivo per il cambiamento trasformativo positivo per te. È chiaro che se noi ci obblighiamo a restare fedeli alla pratica perché ho stabilito così, se no non funziona, questa è l'Isarmind, non è il messaggio del nostro corpo di oggi, dove magari se io mi connetto e sento guarda fai anche soltanto 3 minuti e stop, oppure guarda per oggi non fare assolutamente nulla, dedicati a altre attività rilassanti, riposanti, qualsiasi cosa sia, ok? A fare questo comunica di nuovo questo segnale, sei al sicuro, non sei obbligata a far nulla. In questo modo l'Isarmind non ti può assolutamente criticare e non può nemmeno obbligarti a fare una cosa che in quel momento il tuo corpo ti dice che non è in linea con la tua essenza, oppure ti aiuta proprio a riconoscere la storia mentale del non ho tempo, non ho voglia, non posso, non faccio, eccetera, eccetera. La mia domanda di coaching è a questo punto: qual è, diciamo, il quantitativo di tempo, la cosa più semplice, quella che ti fa sentire più a tuo agio in merito a quanto tempo dedicare oggi a questa pratica? Un qualcosa che ti comunichi questo segnale di ok, questo lo posso fare e poi stop, perché hai bisogno di avere tutto il tuo sistema mente, corpo, emozioni, cuore, i 4 quadranti mind body allineato e a bordo, per così dire, se vuoi rendere questa pratica realmente efficace e con risultati concreti, effettivi e ha un effetto positivo cumulativo per te nel tempo. E capisco benissimo che la stragrande maggioranza di noi, vivendo in questa società del tutto subito, dove tutto istantaneo, può in questo specifico ambito uscirsene con non voglio aspettare così tanto a lungo, voglio tutto subito, e si sviluppa questa sorta di impazienza. Alzi la mano qui chi non è impaziente, soprattutto quando ha un dolore come questo, un bruciore come questo. Io penso di essere una tra le persone più impazienti della terra, perché anch'io voglio tutto e subito, perché la vita è fatta per essere goduta e quindi per me ogni momento è prezioso. E chiaramente quando siamo nel dolore non vogliamo passare più di un solo altro istante così, specialmente se sono anni e anni e anni che abbiamo vissuto così, specialmente se ci siamo impegnati così tanto, abbiamo fatto così tante cose e siamo ancora in una situazione che non è la nostra realtà desiderata, ok? Ci sta, è totalmente normale. E quindi ascoltiamo anche questa parte e ascoltiamo quello che ha da dire il nostro corpo proprio attraverso questa pratica, ok? Un quarto d'ora, 10 minuti, 5 minuti, 30 secondi. Cosa oggi è sento più confortevole per me? Quindi vuoi scegliere un quantitativo di tempo che tu possa sentire semplice, facile, che sia un impegno fattibile per te, ok? Non qualcosa che oddio,
è importante risolvere qualsiasi tipo di sforzo. Quando io dico sforzo intendo proprio la risposta con MatFG congelati, che è il contrario di quello che abbiamo bisogno di elicitare quando siamo in questo tipo di situazione. Infatti sforzo è una cosa, impegno è un'altra cosa, totalmente l'opposto, perché posso anche impegnarmi proprio al oggi non faccio assolutamente nulla, effortless, senza alcuna fatica. La fatica è un conto, lo sforzo è un conto, l'impegno è un'altra cosa. L'impegno è proprio nutrire la mia anima, un impegno con me stessa, la persona più importante della mia vita, quella che sarà sempre con me in qualsiasi circostanza, in qualsiasi tempo, qualsiasi cosa accada. Ti vuoi? In un senso è come una delle nozze alchemiche con la nostra anima, ok? Dubbi, domande su questo, lasciameli qui sotto tranquillamente nei commenti. Sentiti come sempre, sei libera di aprire il dialogo su un punto particolare su cui magari vuoi maggiore elaborazione, un chiarimento, qualsiasi cosa. Ok, quindi prenditi questo nutrimento per te stessa, questo impegno per realizzare un qualcosa di veramente la cosa più piccola e semplice che puoi fare ogni giorno, e ricorda di inserirla nella tua agenda, nel tuo calendario. Il calendario, se hai calendari classici, è ancora meglio, ce l'ho lì, perché poi lo vedi proprio appeso alla parete, quindi lo vedi sempre. Puoi anche metterti dei post-it, puoi usare il tuo telefono, metterti uno screenshot reminder, puoi metterlo nella tua galleria, puoi metterti gli avvisi con magari una suoneria carina. Insomma, dai sfogo alla tua creatività, i modi sono veramente infiniti. Vuoi scegliere veramente un momento prezioso da dedicare a te per nutrire te stessa e ascoltare questa parte saggia che è dentro di te e che ha i consigli e i suggerimenti giusti per te nel momento in cui sei adesso, nella giornata di adesso, non domani, non tra un anno, non l'altro ieri, non dove ti trovavi 3 anni fa, eccetera, eccetera, eccetera. Hai l'idea. Cambiamo continuamente. Puoi sempre fare di più nel momento in cui senti ok, fallo solo per 20 secondi, 3 minuti, se così senti l'esigenza, voglio dire, magari nel momento in cui sei lì lo fai, ti arriva questo senso di agio, senti piacere e quindi continui. Quindi voglio dire, anche se hai stabilito 5 minuti, puoi sempre fare di più, se hai tempo e spazio ovviamente, ma ti ripeto, anche ridicolmente semplice poco, 20-30 secondi è assolutamente più che sufficiente per te, in modo da realizzare questa pratica e prenderti questo impegno speciale, questo nutrimento per te stessa, questa ricarica interna su base regolare, in modo costante e consistente e in linea con il tuo ritmo interno. Ok, questo per quanto riguarda lo step numero 3 di questa serie. Noi ci rivediamo la prossima settimana con lo step numero 4 di questa video serie. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, attivati la campanella delle notifiche, metti un bel like a questo video se ti è stato utile, ti è piaciuto, aiutiamo anche l'algoritmo di YouTube a mostrare questo tipo di contenuti ad altre donne che magari hanno bisogno di questo tipo di materiale dove normalmente non li vedrebbero. Quindi la prossima volta affronteremo un'altra componente fondamentale per rendere questo processo ancora più piacevole e divertente di scoperta di te. Detto questo, ti mando un grandissimo abbraccio, come sempre, lasciami i tuoi commenti se ne senti la necessità e voglia. Ci rivediamo alla prossima, anima bella, ciao!